Volta nel futuro un T-Rex di nome Jimmy, simpatico, sensibile, preciso e con un gran cuore. Jimmy abitava a New York e aveva un gran problema, era un igienista. Un giorno si accorse che la sua città stava diventando molto sporca. Venne a sapere che a San Francisco c'era un'orda di troll che voleva sporcare il mondo. Allora Black, il presidente di New York, chiamò Jimmy e gli chiese se poteva andare a San Francisco a sconfiggere i troll. In cambio Black gli avrebbe dato una macchina volante. Jimmy, pertanto, si mise in viaggio per San Francisco. Arrivato in questa città, stanco e affamato, comprò un hot dog. Magico, però. Infatti, gli donò il potere di cambiare le cose. Gironzolando per la città, vide un troll con il corpo verde e deforme, con una clava in mano e i denti arancioni e marroncini. Si nascose dietro un albero e attivò il suo nuovo potere. Subito Jimmy si autotrasformò in un troll, così nessuno l'avrebbe notato. Aspettò la sera e inseguì il troll che lo portò nella loro base, le fogne. Facendo finta di essere un troll, Jimmy ascoltò il loro piano. Il giorno dopo, quando i troll stavano mettendo in atto il loro piano, Jimmy attivò il suo potere e fece diventare i troll belli, profumati e igienici. Poi Jimmy, per l'ultima volta, usò il suo potere per tornare come era prima. Quando ritornò a New York, Black, come promesso, regalò a Jimmy la macchina volante. Aveva 4 propulsori, 10 posti, un volante in oro ed era tutta gialla con fiamme blu. Qualche giorno dopo ci fu una cerimonia in onore di Black, perché aveva detto ai cittadini che era stato lui a salvare il mondo. Venne fuori però la verità. Era stato Jimmy a salvare il mondo. Così Black fu mandato in prigione. Mentre Jimmy si godette la sua nuova macchina volante e la soddisfazione di essere diventato una vera celebrità.